Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare alcuni suggerimenti e azioni concrete per, come dice il titolo qua, proteggere i vostri dati che sono archiviati sui vostri PC. Allora, cercherò di non essere troppo tecnico e quindi di presentare qualcosa che sia alla portata di tutti, che quindi tutti possono applicare in modo semplice e trasparente. Quanto presento qui, almeno nelle mie intenzioni, è mio obiettivo che sia efficace contro la stragrande quantità delle minacce quotidiane, ovvero un furto del PC, una perdita del PC, un vandalismo, tentativi di intrusione vari, tecnici o meno, tanto per fare alcuni esempi. Ecco, perché in effetti sempre più spesso noi affidiamo la nostra vita digitale ad apparecchi come PC, come tavolette elettroniche, portatili, PC da tavolo, ma probabilmente nessuno pensa mai che un banale, si fa per dire, furto in casa propria potrebbe comportare anche la scomparsa del proprio PC e quindi di tutti i propri dati e della propria vita elettronica. E i dati, come sappiamo, sono legati proprio alla nostra vita, sono cose private nostre, possono essere più o meno delicati, ma comunque se il PC è nostro, si chiama personal computer per un motivo, cioè personale, computer personale, quindi ci memorizziamo quello che ci pare, ci piace, ma dobbiamo anche pensare a proteggere quanto abbiamo archiviato sui nostri PC. Mai dare per scontato che a noi non capiterà mai. Per esempio, la perdita del PC, ora dei portatili, sempre di più si usano strumenti portatili, come appunto le tavolette, i pad famosi o PC portatili, i laptop, i netbook, i notebook. Ecco, quanta gente che se li scorda in giro, non sembrerebbe possibile, ma succede. E un apparecchio di questo tipo sperduto nel mondo è una tentazione per chiunque che se lo può prendere e se non abbiamo applicato delle protezioni anche minime, chiunque può entrare senza nessuna fatica a sbirciare tutte le nostre cartelle con tutti i nostri file, privati o meno che siano. Allora, come ho detto, in questo tutorial vi voglio presentare alcuni che io considero semplici ma efficaci sistemi di protezione, anche se bisogna rendersi conto che al mondo ci sarà pur sempre qualcuno che con qualche tecnologia più o meno avanzata potrà sempre minacciare i nostri dati. Però, per superare le barriere che abbiamo attivato, o meglio, che ci apprestiamo a vedere come attivare, ci vuole un certo sforzo che va ben al di là del normale ladruncolo o curiosone di turno. Dobbiamo sempre pensare, se questa è mia opinione, che la maggior parte delle minacce non viene di sicuro da qualche criminale informatico che gira nella rete, come probabilità intendo, ma bensì probabilmente più dall'adruncolo qualsiasi che si intrufola in casa nostra, ci ruba il PC o appunto per colpa nostra, per la perdita del PC che lo lasciamo in giro sbadati e quindi qualcuno ce lo prende senza chiederci ovviamente il permesso. Ecco, quindi sul calcolo delle probabilità probabilmente le minacce maggiori per i nostri PC sono portate da queste situazioni più che a cose fantascientifiche o da film, tipo intrufolamenti in rete, insomma, tutte queste cose. Ecco, succedono anche quelle, per carità, però nella vita quotidiana, credo sarete d'accordo con me, che bisogna proteggersi da minacce molto più banali in apparenza, ma altrettanto pericolose. Quindi, per questa introduzione, per questi motivi di cui vi ho appena spiegato, io consiglio caldamente di fare lo sforzo di proteggere i dati con quanto vado a spiegarvi, perché
perché anche se a prima vista può sembrare un po' complesso quanto spiegherò, ritengo che comunque tutti, indipendentemente dall'essere un utente che io chiamo comune, cioè semplice, senza particolari conoscenze tecniche, sia l'utente più smaliziato, abbiano diritto allo stesso livello di sicurezza e di conseguenza di privacy, perché più proteggiamo i nostri dati, più proteggiamo la nostra privacy. Allora andiamo a cominciare. Allora, la prima misura è la più semplice di tutte, perché è già praticamente attivata, basta non disattivarla. Ecco, questo sembra un po' paradossale, ma all'installazione di Ubuntu o di qualsiasi altra distribuzione Linux, solitamente ci viene presentata un'opzione per l'accesso automatico al nostro PC. La cosiddetta login automatica. In pratica l'accensione del PC è l'entrata nella sessione di lavoro del PC senza la richiesta di user e password, cioè entrata diretta. E questo è una vera tentazione per molti utenti, soprattutto quelli provenienti da Windows e abituati quindi male. Attenzione, la password è la prima barriera che vi protegge da molte minacce da parte dei cosiddetti ladruncoli semplici di cui vi dicevo sopra. Chi trova un PC perso, solo per curiosità, lo accende, ma se si trova già bloccato da password, il 99% dei casi abbandonano perché non sanno come fare a introdursi, a riuscire a capire qual è la password e entrare comunque. Ci vuole una certa tecnica, tecnologia e conoscenza per quello, o perlomeno per tentare l'accesso pur non conoscendo la password. E quindi la password è importantissima come primo livello di protezione. È un grave errore, sottolineo un grave errore, lasciarsi tentare dal fasullo comfort di non dover tenere presente la propria password e di non doverla mettere, inserirla ad ogni accensione del PC. Non è una gran scomodità, non è che comporta chissà che, lo si fa una tanto per l'accensione del PC, poi non lo si deve fare, quindi non capisco bene perché disattivarlo. Ecco, quindi attenzione, escludere, mio consiglio, assolutamente la login automatica sul proprio PC. Ecco, nel caso specifico di Ubuntu, nella versione ultima, quella che vedete qui sotto nello sfondo, quindi la Ubuntu 11.10 che uscirà nel prossimo mese di ottobre, la login viene chiesta durante l'installazione, o meglio, scusate, l'opzione per eventualmente accedere automaticamente viene presentata durante il processo di installazione, esattamente in questa finestra che vi mostro. Eccola qua. Allora, vedete qui dove ho il mouse. Nel passo in cui vi viene chiesto di inserire il vostro nominativo e quindi di creare la vostra user futura per il PC e di mettere la password, vi viene proposto anche accedere automaticamente. Ecco, questo accedere automaticamente è proprio la login automatica di cui vi sto parlando, quindi evitate assolutamente di attivare questa opzione. Meglio, molto meglio, arrivare a questa finestra che vedete qui, che è quella di login nuova di Ubuntu 11.10, nella quale avete la vostra user, mettete la vostra password, enter ed entrate. Molto molto importante. Quell'opzione che vi ho fatto vedere durante il processo di installazione, naturalmente è gestibile anche successivamente. E vi mostro dov'è proprio per fare in modo che voi non la usiate. Quindi entriamo. Devo entrare, aspettiamo che si colleghi. Ecco, nel frattempo, intanto che aspettiamo che la mia virtual machine si colleghi, vi parlo anche un attimo della password in quanto tale, poiché la password troppo banale, ovviamente è meno difficile da catturare da parte del malintenzionato di turno, ovvero
La solita puzzle tipo il nome del proprio animaletto domestico, nomi di cani molto comuni, nomi di gatti molto comuni, il proprio nome addirittura, Mario, il proprio cognome come puzzle, il proprio anno di nascita, la data di nascita, tutte queste puzzle che solitamente c'è la tentazione di usare perché sono facili da memorizzare, anzi sono già nella nostra mente, essendo dati nostri. Se vengono usati come password, sono le prime che vi vengono beccate da chi è malintenzionato, quindi da chi vuole accedere a tutti i costi al vostro PC, perché userà dei dizionari preconfezionati per tentare le password, che contengono solitamente già tutte queste opzioni di password che appunto la gente di solito è tentata di usare. Quindi createvi una password che vi riesce facile di memorizzare, ma che non è così facile da indovinare. Se volete dei consigli, è facilissimo, basta una ricerca in Google, tipo che so come posso creare una password sicura, eccetera, eccetera, scrivetelo in italiano, in inglese, come volete, troverete senza dubbio delle pagine interessanti sull'argomento e vi potrete fare la vostra bella password, che non sia per niente banale da indovinare. Ecco, nel frattempo siamo entrati in Ubuntu e la login automatica può essere gestita anche, vediamo un po', entriamo in impostazione di sistemi, cioè una volta che è installato il sistema, quell'opzione può essere eventualmente attivata o disattivata a posteriori. Allora, account utente, ecco qua, si entra qua e vedete. Automatic login, vabbè, è ancora in inglese, non è tradotto in italiano, poco male, non è difficile da capire. Login, cioè entrata automatica, quindi adesso è spenta e cliccando qui, prima sbloccando qua sopra con la nostra password di amministratore, ovviamente perché così non si può toccare, comunque si clicca su questo switch interruttore, diventa on e quindi attivato, così è off e disattivato. Ecco, mi raccomando. Come ho detto prima, insisto, automatic login, evitare a tutti i costi per garantirvi almeno una prima barriera di protezione dei dati del vostro PC. Quindi sempre, sempre login non automatica. Poi, volendo fare un passo in più, parliamo anche di installazione di Ubuntu con una home criptata, cioè la home. Ormai, per chi non lo sapesse, è la cartella principale di ogni singola user creata in un sistema Linux, per intenderci. Ecco qua, la home è questa, vedete, si chiama proprio home, casa in italiano, e ogni utente che viene creato, viene aggiunto sul sistema, ha la propria home. Nella home, è di sua proprietà. Tutti i dati di un utente vengono archiviati nella home, suddivisi o meno in più cartelle, tipo documenti, immagini, musiche, eccetera, eccetera, oppure ognuno poi si organizza come vuole. Comunque la home è, come dice la parola, casa sua, ecco. E noi dobbiamo proprio evitare che i malintenzionati di turno arrivino proprio qua, dove siamo adesso, nella mia home, a vedere i miei dati. Per spiegare ancora meglio, se io vado di una cartella in su, cioè di un livello sopra, ho la cartella che raggruppa tutte le home e in questo caso vedete che ho già preparato un sistema con la mia user e c'è anche una user protetto che poi ci verrà utile dopo per alcune spiegazioni. Comunque vedete che sotto la cartella superiore home generica abbiamo già due home perché ci sono due user definite in questa virtual machine di Ubuntu 11.10. Ecco, comunque, per il nostro scopo, come ho detto un attimo fa, è evitare che estranei entrino in casa nostra. Entrino in casa nostra e è una metafora che vale anche per il PC, a maggior ragione nei sistemi Linux, perché chiamandosi home è proprio casa, quindi dobbiamo evitare che arrivino qui a vedere i nostri dati in chiaro. Allora, torniamo alla nostra scaletta. Cosa vuol dire installazione di Ubuntu con home criptata? Allora, questa è la strada senza dubbio più diretta e semplice,
Aggiungere una user con non criptata successivamente è possibile, ma richiede un po' di lavoro preparatorio, come vedremo dopo. Ecco, cosa voglio dire qui? Che se ne approfittiamo durante l'installazione a nuovo di un sistema Ubuntu, c'è presente un'opzione che, se attivata, ci crea già automaticamente durante l'installazione la nostra home criptata. Allora, prima di dire due parole sul termine criptata o crittografata, non ho ancora capito bene in italiano se sono equivalenti o no, comunque ogni tanto dico criptata, ogni tanto crittografata, pazienza. Allora, prima vi mostro l'opzione, ecco qui. Vedete, installa, questo è uno screenshot della procedura di installazione di Ubuntu e appunto, sempre ve l'ho già fatto vedere prima, comunque sempre nella finestra in cui viene chiesto di creare la user, c'è anche l'opzione richiedere la password personale per accedere, cioè il contrario dell'accedere automaticamente, ovvio, e anche cifrare la cartella personale. Ecco. Mettendo il listino, come è il caso qui in questa immagine, quando si continua, premendo continua, l'installazione proseguirà e terminerà e avrà creato in background, cioè dietro le quinte, la nostra home, casa nostra, già crittografata o cifrata o insomma criptata. Ecco, fate voi, scegliete il termine, l'aggettivo che più vi piace. Ecco. Ho detto qui nella frase che questa è senza dubbio la strada più diretta e semplice, nel senso che a livello di installazione basta questo visto e fa tutto il sistema. Se invece non abbiamo creato da subito una user con la sua home criptata, ci troviamo a doverlo fare a posteriori e questo implica appunto un certo lavoro che vi mostro comunque qua sotto e che può sembrare, ecco, un complesso, un po' tecnici, sono dei vari passi da fare per poter poi raggiungere lo stesso risultato. Quindi, ulteriore consiglio da parte mia: se volete proteggere i vostri dati già dall'inizio, approfittate della prima installazione che fate di Ubuntu e attivate quell'opzione, così ci pensa il sistema a preparare tutto quanto in automatico senza che voi dobbiate fare nulla. Allora, dicevo, due parole di home. Su cosa significa home criptata o crittografata o cifrata. Ecco. Come dice il termine, si tratta di crittografia, cioè di come dire, protezione dell'informazione dei dati che a questo punto non sarà più in chiaro. Cioè, vediamo un po' se posso spiegarmi didatticamente perché la cosa è abbastanza evidente, ma meno evidente da spiegare. Allora, documento, creo velocemente un documento di testo, ci metto dentro giusto un po' di contenuto, lo chiudo e voilà. Allora, quando la nostra home non è criptata, cioè un'installazione in chiaro, ecco che il termine che viene usato spesso in opposizione a criptata è in chiaro, cioè quando il contenuto è evidente senza dover far nulla. Ecco, io ho acceso il mio PC in questo momento, sono a casa mia, nella mia home, sono nei documenti. Faccio doppio clic su questo documento senza dover fare nulla e vedo il contenuto del documento in chiaro, cioè è evidente quello che ho scritto parole parole, lo si vede senza dover fare nulla. Ecco. Nel caso di una home criptata, per l'utente stesso di quella home di casa sua è esattamente quello che vi ho mostrato adesso, e sarà tutto in chiaro, tutto trasparente, lui non si accorge di nulla, lavora tranquillamente. Sa ovviamente che dietro le quinte sta lavorando con una home criptata, ma non se ne accorge minimamente. Le cose cambiano quando non sei l'utente stesso, quando tenti di entrare in casa altrui e quella casa è crittografata o criptata. Ecco. Allora,
Un attimo fa vi ho mostrato che su questo sistema sono definite due user e vedete che la user protetto, che non è casa mia perché la mia è questa, Nicola, ha già una crocetta perché questa user protetto è stata creata con una home criptata. Quindi già così non posso entrare in casa sua direttamente a vedere i suoi dati. Niente, non mi lascia, già così non mi lascia. Ma se io sono un utente più smaliziato, dico ok, avvio Nautilus, cioè il gestore, l'esploratore di cartelle, come user amministrativa che può far tutto. E quindi avvio Nautilus. Io che sono furbo, lo avvio come amministratore, come utente root che ha tutti i diritti, e mi avvio ad entrare nella home superiore. Vedo che ho una home Nicola, che è la mia, e qui vedo i miei documenti, né più né meno come li vedo io stesso, e questo è già significativo per far vedere la differenza. Io sono in questo momento sto agendo come utente root che non è né Nicola né protetto, ma i documenti di Nicola che non sono salvati in una home crittografata, li posso vedere tranquillamente, in chiaro, quello che dicevo prima, in chiaro, è evidente il contenuto, senza nessuna protezione. Se invece provo a entrare sotto protetto, adesso sì che non c'ho più la crocettina, vedete qui, crocettina, e qui non c'è più perché sono un utente amministratore, quindi ho diritto di entrare, ma, sorpresa, sorpresa, non vedo come qui le solite cartelline standard di Ubuntu, documenti, immagini, modelli, musica, eccetera, ma vedo due icone che dice Access Your Private Data, README, proviamo a leggere cosa dice il README, e dice che questa directory, cioè questa cartella, questa home, è stata montata proteggendo i tuoi dati. Se vuoi accedere, prova a fare qualcosa, un comando, vabbè. Non andiamo avanti più di così perché volevo solo mostrarvi il principio della cartella protetta. Quindi, torniamo un passo indietro. L'utente Nicola non ha cifrato, non ha crittato la propria home e io entrando semplicemente come amministratore già così posso vedere i suoi dati esattamente come li può vedere lui a casa sua. L'utente protetto invece è stato più prudente, si è creato la home crittografata e nemmeno come utente amministratore, è vero, posso entrare nella sua home ma non vedo un tubo di niente. E qui capite l'importanza di questo mio consiglio ulteriore di crittografare la propria home. Questa è, oltre alla password di login, è un'ulteriore barriera contro i malintenzionati. E questa è veramente una barriera importante perché vedete, non mostra assolutamente nulla. Allora, torniamo a noi. Quindi volevo solo mostrarvi cosa vuol dire avere una home criptata? Poi adesso vi mostro cosa vuol dire crearla e vi ho già anche detto che crearla durante l'installazione è decisamente più facile che crearla dopo, ovvero che creare dopo la prima home crittografata, perché poi dalle ulteriori eventuali user aggiunte, ovviamente il terreno è già preparato e sarà meno complicato, ma la preparazione per la prima home crittografata successivamente all'installazione è un po' più tortuosa. Ecco. Allora, riprendiamo il discorso, perché qui ho aperto una bella parentesi, poi non vorrei perdermi troppo. Allora, quando si sta installando, ecco dunque, giusto per riprendere il discorso, quindi attivando questa opzione durante l'installazione, la cartella viene già preparata come crittografata già subito in partenza. Poi le cose non sono finite lì perché una volta terminata l'installazione di Ubuntu, che in questo presente tutorial do per acquisito che conosciate come si installa Ubuntu, magari in un prossimo tutorial, magari all'uscita, approfittando dell'uscita della nuova Ubuntu, magari per una volta potrò fare un bel tutorial completo sull'installazione. Comunque qui do per scontato che lo sappiate o che il vostro amico sappia come installarlo e vi sappia consigliare al meglio. Ecco,
diamo per acquisito in questo momento che l'installazione è finita, il sistema ci dice ok, riavvia sistema nuovo per poter usare il sistema nuovo installato e fate il vostro primo login, cioè il vostro primo accesso. Dopo il massimo 10 secondi al primo accesso con una home criptata o crittografata, esce questo avviso. Ecco qua. Purtroppo ancora in inglese, ma comunque il succo è salvatevi la vostra parola di cifratura. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la home crittografata funziona dietro le quinte, ciò che voi non vedrete mai durante l'uso comune, ha un sistema che lavora con una frase di cifratura, cioè applica questa encryption passphrase, questa frase di cifratura, l'applica a tutti i vostri dati, a tutti i vostri nomi di file, a tutte le vostre cartelle e fa in modo che il contenuto di questi file non sia più in chiaro, cioè non sia più evidente, ma sia appunto crittografato. Ecco. Il problema è che senza questa encryption passphrase o frase di cifratura siamo fregati pure noi che siamo i proprietari dei nostri dati. Quindi se perdiamo questa chiave, siamo veramente nei pasticci per non dire perduti. Quindi ecco perché alla prima login con una home crittografata, sia alla prima login di una home creata durante l'installazione, sia alla prima login di una user creata successivamente con la sua home crittata, dopo al massimo 10 secondi, appunto, appare automaticamente questo avviso, informazioni di aggiornamento. Ecco, in sostanza cosa vi chiede? Questo avviso vi spiega che è importantissimo conservare questa chiave di crittografia e che se, come dice qui, dove ho circondato con il rettangolo rosso, se cliccate su questo pulsante esegui questa azione ora, si avvierà un terminale nel quale vi verrà chiesta la vostra password di login, di accesso, per poter ottenere la chiave di cifratura da salvare, da stampare, da memorizzare da un'altra parte, da dove volete, ma in un posto sicuro che conoscete voi e che sapete che in caso di problemi potete andare a recuperare. Ecco, per essere ancora più chiaro, vi faccio vedere una seconda immagine che è poi uguale alla prima, che riprende l'avviso, ma avendo già premuto il tasto esegui questa azione ora, e voilà, si apre un terminale, qui dove c'è scritto passphrase mettete la vostra password di login, cioè quella che usate per entrare nel PC per intenderci, e vi verrà restituita la vostra chiave di cifratura. Ecco, questo numerone è tra virgolette la password con la quale voi potete accedere in chiaro ai vostri dati che sono salvati su disco in formato cifrato. Quindi vedete che è praticamente impossibile memorizzare una password di questo tipo ed è per quello che il sistema lavora con la vostra password di login assieme a questa chiave. Ecco, e questo è proprio questo 6F83 eccetera eccetera 15C che voi dovete assolutamente stamparvi su un foglio di carta e metterlo nella vostra cassaforte, che ne so, da qualche parte, ma tenerlo in un luogo sicuro e conosciuto. E tengo a precisare che poi questa chiave, se non avrete mai nessun problema tecnico con il vostro PC, in realtà non la userete mai più direttamente, non la dovrete mai digitare voi. Questa chiave. In realtà è una precauzione quella di salvarsela in un posto sicuro in caso di problemi, in caso non riusciate per un qualsiasi motivo più ad accedere ai vostri dati e vorrete aprire la vostra home partendo, che ne so, da un CD Life o da una pennetta USB che sia quindi al di fuori della vostra home e avete bisogno di accedere ai vostri dati, avete bisogno di questa chiave di cifratura. Ecco,
Quindi diciamo che potrebbe, questa, al momento della prima login, potrebbe essere la prima e l'unica volta in cui vedete questa chiave. Non la dovrete mai più usare perché sarà il sistema ad usarla dietro le quinte, automaticamente. Però, appunto, mi raccomando, poi non venite a dirmi che avete perso i vostri dati e che non riuscite più ad accedervi. Questa ve la dovete assolutamente salvare e tenerla lì. Io sono più di 2 anni ormai che uso una home crittografata sul mio PC principale, non ho mai avuto il minimo problema tecnico, non ho mai avuto bisogno di recuperare questa chiave per essere usata, mai. Quindi state tranquilli, procedete tranquillamente a creare la vostra home criptata, salvatevi una tantum questa chiave e siete a posto, tranquilli. Sapete che comunque, casomai vi succeda qualcosa, avete questo accesso per potervi accedere. Voilà. Quindi, creare la home, piccolo riassunto perché mi rendo conto che qui sto dicendo cose che magari sono chiare, ma poi se sentite per la prima volta, se non si è troppo addentro nelle cose tecniche, può risultare un po' confuso e magari ci si perde. Quindi, al momento di installare Ubuntu, la cosa è molto diretta, molto semplice. Si attiva quel vistino che vi ho fatto vedere e fa tutto il sistema. Una volta che il sistema è installato, vi entrate per la prima volta e dopo qualche secondo vi appare l'avviso che vi ho appena mostrato, che vi chiede di fare una piccola operazione, di premere un pulsante. Vi chiede la vostra password di login, di accesso al PC per ottenere la chiave di cifratura da salvarvi in altro posto. Sicuramente non sul PC stesso, perché sennò se il PC poi ha dei problemi, non riuscite più a vederla, la vostra chiave di cifratura, quindi stampatela, fate come meglio credete, su una pennetta, quello che volete, e tenetevela a parte. Giusto per completezza di informazione, vi posso anche dire come funziona il tutto, o darvi perlomeno il principio di come funziona, che in sé, come utilizzo quotidiano del PC, in realtà non vi interessa, però credo che sia giusto dare una completezza di informazione, giusto per capire, ok, mi creo una home criptata, ma poi sono un po' confuso cosa vuol dire dietro, cosa succede. Ecco, per toccare con mano un po' tutto ciò, c'è un concetto di funzionamento, un principio di funzionamento e anche un effetto che si può anche vedere, un effetto pratico per capire cosa vuol dire, co come faccio a capire che i miei dati sono criptati, che cosa significa. Eccolo, in questo paragrafo ve lo mostro, prima ve lo spiego e poi ve lo mostro. Allora, come funziona il tutto? Il principio com'è? Leggiamo qua, viene creata una chiave di crittografia o di cifratura che è applicata a tutti i file, cartelle e nomi di file. Questa chiave di crittografia è a sua volta protetta dalla nostra password di login ed ecco qua, attenzione, questo è veramente fondamentale come concetto. Quando noi installiamo Ubuntu o creiamo una nuova user, ci viene chiesto di assegnargli un nome ed una password. Quella password è quella che usate, userete sempre alla login, cioè all'entrata, la prima schermata, quella che vi ho mostrato all'inizio del tutorial, nella quale ho messo la mia password per entrare qui, dove ci troviamo ora in Ubuntu. Ecco, quella password lavora accoppiata, in coppia, in gemellaggio, diciamo così, con la chiave di crittografia che vi ho mostrato qua. Praticamente la vostra user di login, scusate, la vostra password di login lavora in accoppiata con questa. Ecco. Perché lavorano in accoppiata? Perché a sua volta quella chiave che vi ho mostrato è protetta dalla password di login. In inglese la chiave di cifratura la chiamano Wrapped Passphrase, cioè tradotto un po' così, frase di accesso incartata o avvolta, cioè quella chiave che vi ho mostrato un attimo fa, quella di cifratura dei dati, è a sua volta cifrata, protetta, avvolta, incartata dalla password, dalla vostra password di login. Quindi vedete l'ulteriore importanza di avere una password di login e di non mai ignorarla, perché a sua volta quella è il mezzo per proteggere
la chiave di cifratura che protegge a sua volta i vostri dati. Ecco, è tutto un po' a cascata. Quindi, quando facciamo la login con la nostra user e password, la password viene usata per aprire dapprima la chiave di crittografia. Quando questa chiave di crittografia è aperta, in inglese la chiamano unwrapped passphrase, cioè chiaramente prima è wrapped, poi applicando la nostra password di login alla chiave di crittografia, questa, se è giusta la password ovviamente, viene aperta, viene resa attiva in chiaro per il sistema, ovviamente non in chiaro per chiunque, e quindi può iniziare il suo lavoro di cifratura e decifratura dei nostri dati. E quindi ecco, unwrapped passphrase, cioè chiave di cifratura scartata, aperta. E voilà, quindi attraverso la nostra password di login la chiave di cifratura viene protetta e sprotetta. Ed ecco anche perché è importante conservare la chiave di crittografia, perché senza di essa i nostri dati non li potremo più vedere in chiara, cioè in forma evidente, in forma leggibile. Perché non è la nostra password di login che agisce direttamente sui dati, ma in realtà è la chiave di crittografia, la quale a sua volta dipende dalla password di login. Ecco, spero, accidenti, spero di essere stato chiaro. Se leggete poi questo testo, tanto che scorre il tutorial, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Dico, non è indispensabile capire il principio di funzionamento, ma conoscenza è sempre più utile che ignoranza. Ecco. Quindi, una volta che la chiave di crittografia è unwrapped, cioè scartata, quindi può agire sui nostri dati della nostra home, può appunto iniziare il suo lavoro attraverso il meccanismo di crittografia e decrittografia. Quindi noi vogliamo aprire un file, leggerlo, vogliamo aprire una cartella, o elenchiamo il contenuto di una cartella, dietro, in modo assolutamente trasparente e senza che noi ce ne accorgiamo, viene tutto decrittografato per mostrarcelo in chiaro. Quando noi salviamo invece un file o chiudiamo una cartella o appunto chiudiamo un documento, questo viene immediatamente scritto su disco, crittografandolo però. C'è sempre questo strato in mezzo che crittografa e decrittografa, questo motorino che lavora in mezzo. Come si può vedere, almeno avere una sensazione pratica del lavoro che viene fatto dalla home crittata? Ve lo posso fare vedere direttamente sulla mia home del mio PC, perché no? Tutti i dati crittografati in realtà sono salvati in questa cartella. Nella vostra home, adesso nel mio caso si chiama Nicola, la vostra sarà quello che è, può essere home protetto, nel caso qui del nostro esempio, però quella che è fissa è il punto, cioè una cartella nascosta, private, private, ecco, vabbè. Questa cartella, se faccio clic, la posso aprire, vedete che è praticamente composta. Il contenuto di questa cartella è composto da nomi lunghissimi. Vedete qua che ci, non riesco neanche a fare vedere tutto. Ecco, i nomi lunghissimi, queste sono cartelle. Guardate un po', assolutamente indefinibili. Questo è proprio il contrario del contenuto in chiaro di cui vi ho parlato fino adesso. Questo qui è il contenuto, diciamo, in scuro, crittografato. Ecco, questa qui, quale cartella sarà mai? E questa è esattamente corrispondente al contenuto della mia home Nicola, che posso aprire in chiaro. Ecco, questo è il sistema più evidente per mostrarvi, oh, chiudo un attimo questo, per mostrarvi la differenza fra i dati veramente scritti su disco, cioè questi crittografati, nei quali non si capisce un tubo di niente in chiaro, e quelli che io in realtà vedo in chiaro normalmente, normalissimo, come se non fosse crittografata la mia home. Ecco, in realtà questi non è la forma dei dati veramente presente fisicamente sul disco fisso del mio PC, ma bensì sono la forma in chiaro mostrata a me dal meccanismo che sta in mezzo, che continua a crittografare e decrittografare. E voilà, quindi queste sono le cartelle che corrispondono sicuramente a quelle che sono qui, comprese quelle nascoste, eccetera, eccetera. Questi sono i file,
comprese quelli nascosti naturalmente della mia home, e vedete che sia cartelle sia file hanno una scritta comune, encryptfs, eccetera, eccetera, che vi fa capire che è un contenuto crittografato, e poi c'ha dei numeri, delle lettere che variano sicuramente da uno all'altro, in una qualche lettera o numero, ecco, insomma, è sempre variabile perché appunto è stata applicata quella famosa chiave di crittografia che io ho mostrato qualche minuto fa. Quella che vi viene chiesta di essere salvata alla prima login è quella che agisce dietro. E voilà, ecco, quindi vedete sulla sinistra la mia home che è presente fisicamente su disco e quindi crittografata, sulla destra il lavoro normale di chiunque, anche vostro e mio, con cartelle e file in formato chiaro, leggibile, però sono esattamente la stessa cosa. Mostrato anche questo, che era importante per farvi toccare con mano cosa significa crittografato, e facciamo un passettino in più, addirittura la chiave che permette di crittografare e decrittografare, quella protetta, è contenuta per ognuno nella sua home, nella sua cartella particolare nascosta, per ognuno avrà la sua chiave, naturalmente, e si chiama Wrapped Passphrase. Cioè su disco c'è presente in una cartella particolare che è nascosta, EncryptFS, vedete Nicola per la mia home, sotto cartella di nuovo EncryptFS ho un file che si chiama Wrapped Passphrase. Non a caso dico di nuovo wrapped perché ne ho già parlato prima. Quando la chiave è protetta, che ovviamente su disco non è memorizzata sprotetta come l'abbiamo vista noi, ma protetta, si chiama wrapped. E anche qui, guarda caso, c'è proprio il file che si chiama e si deve chiamare così, wrapped passphrase. Poi sul fatto che qui sottotipo a destra ci sia scritto collegamento interrotto, ci torniamo dopo. In realtà, in un sistema appena installato non c'è scritto collegamento interrotto, ma firma penso tipo questo, ecco qualcosa. In realtà è proprio questo file con la nostra wrapped passphrase che agisce dietro le quinte per renderci visibili i file, rispettivamente per salvarli crittografati. Ecco qua. E appunto ve l'ho fatto vedere perché poi più in là, in un secondo momento di questo tutorial, vi mostrerò a cosa serve sapere che è lì la wrapped passphrase. Allora, andiamo avanti ancora un attimino. Appunto, qui dico che se si prova ad accedere a una home criptata o non si vede niente del tutto, come vi ho mostrato prima, accedendo come utente amministratore alla cartella protetto non si vede assolutamente nulla, oppure quello che si può vedere al massimo è appunto questo contenuto apparentemente confuso, ma il PC sa benissimo che cos'è, noi no, noi umani non riusciamo a leggerlo. Però, ecco qua. Ecco, ho proprio beccato varie sottocartelle, comunque la struttura corrisponde, ma naturalmente non riusciamo a distinguere niente, né nomi di file né contenuti. Allora, la home criptata costa qualcosa, in che senso? Che ovviamente il processo che sta dietro le quinte, che continua a crittografare e decrittografare il contenuto, qualche ciclo di CPU del vostro PC vi costa, cioè non è ovviamente indifferente rispetto ad usare una home non criptata che quindi va diretta a scrivere su disco e leggere direttamente su disco. Ma sicuramente rispetto al guadagno di sicurezza, uno è assolutamente sproporzionato, diciamo, il vantaggio della sicurezza rispetto a quel qualcosina in più che costa il continuo processo di cifratura e decifratura del contenuto. Per di più, come ho detto, io è più di 2 anni che uso una home crittografata, non me ne sono mai accorto, cioè non è assolutamente visibile, è infinitesimale impercettibile quel piccolo
piccolo tempo in più che ci impiega, che sicuramente ci impiega per salvare un file o per leggere una cartella. Quindi, mio consiglio in assoluto, fate lo sforzo di usare una home criptata. Avete visto che comporta poco e nulla se lo fate al momento dell'installazione. Dovete solo stamparvi la vostra chiave per tenerla da parte, chiave di cifratura intendo, per tenerla caso mai ci fosse qualche problema tecnico, ma poi per il resto non vi comporta assolutamente nulla. L'uso normale del PC è assolutamente normale, non c'è nessun carico di lavoro, niente di più, non vi dovete preoccupare di nulla, però i vostri dati sono salvati fisicamente su disco in modo illeggibile come vi ho mostrato nella mia private qua. Ecco, avendo i dati salvati. Ecco, avendo i dati salvati in questo modo sul disco del PC, torniamo un attimo all'inizio di questo tutorial e parliamo di furto, di dimenticanza, di tentativi di intrusione nel vostro PC. Ecco, se qualcuno vi ruba il vostro portatile o anche il vostro PC da tavola mentre siete assenti da casa, qualsiasi situazione in un luogo pubblico, siete in giro a una mostra, una fiera con il vostro portatile, qualcuno vi fa parlare, ve lo scordate anche solo per mezz'ora, qualcuno ve lo porta via, o qualcuno semplicemente tenta di entrare per curiosità. Ecco che i dati sul disco sono salvati, non in chiaro, ma crittografati. Se il vostro PC viene rubato o spento, sicuramente anche se estraggono fisicamente il disco per poi tentare di accedervi, vi troveranno informazioni confuse come queste, non sapranno capire nulla della vostra vita digitale, non potranno rubarvi nulla della vostra privacy. Tenete presente questo. Il secondo aspetto importante è che se siete già col PC acceso e quindi siete già entrati nella vostra sessione, in questo caso di Ubuntu, e avete la vostra cartella home, la casa vostra, quindi già con la chiave di cifratura attiva e quindi potete vedere i vostri dati in chiaro come chiunque, in questo momento diventa ovviamente il PC più vulnerabile perché crittografia o non crittografia, se lasciate il vostro PC così aperto, chiunque si avvicini può leggere i vostri dati in chiaro come lo fate voi. In questo momento sto cliccando, sto guardando il mio documento, lo posso fare. Ovviamente se lascio incustodito il mio PC in questo modo, la crittografia è inutile ai fini della protezione, almeno in quel contesto, in quel momento. Ecco che diventa importante quindi sempre bloccare il PC. Bloccare la vostra sessione, vediamo un po', blocca schermo, bloccare il PC in modo che si presenti la richiesta della password, ovvero di quella di login, naturalmente della vostra password. Ed ecco che, torno di nuovo a sottolineare, che questa password non sia troppo banale. Ed ecco che anche se in questo momento il vostro PC ha il sistema di crittografia e decrittografia già attivato e quindi virtualmente i vostri dati sono visibili in chiaro a chiunque perché il PC è acceso e già con una login già fatta, ecco che se voi però, pur abbandonando il vostro portatile o il vostro PC, insomma, incustodito, abbandonandolo, vi ricordate sicuramente di bloccarlo, e neanche col timeout dello screensaver che poi magari parte dopo 1 minuto, dopo 5 minuti, perché è abbastanza anche 30 secondi che qualcuno si intrufola nel vostro PC, quindi bloccatelo voi di proposito, subito, ecco, e in modo che qualcuno che dice oh, c'è un PC abbandonato e acceso, ci provo, no, c'è la password, non riesco a entrare e almeno i vostri dati sono salvi. E voilà. Questo ci tenevo un po' per congiungere l'importanza di avere una password di login, l'importanza di non attivare l'accesso automatico, l'importanza di avere una home criptata che però ovviamente, se
è al suo massimo di protezione quando il PC è spento, se ve lo rubano spento, in modo che il disco sia solo criptato e non c'è niente da fare. E ovviamente non è così efficace se siete già in sessione, ma lo diventa. Riuscite comunque a proteggere i vostri dati bloccando lo schermo, sempre, mai abbandonare il PC così aperto come adesso, ma come vi ho mostrato, bloccando lo schermo. È molto molto importante. Ecco, adesso passiamo alla seconda parte di questo tutorial che vi spiega come si può aggiungere una home, cioè una user con una home criptata in un secondo momento, cioè non al momento dell'installazione. Il primo problema che si incontra è che il software, come dico qui, il software necessario per gestire la crittografia non è stato installato, ovviamente, non essendo stato richiesto, la procedura di installazione non l'ha installato. Quindi, così di primo acchito, non si può creare una user con una home criptata senza dover fare un lavoro di preparazione, ciò di cui io parlavo prima. Quindi, bisogna farlo per poter creare nuovi user. Allora, per fare ciò, bisogna avviare l'Ubuntu Software Center, ovviamente, e iniziare a cercare Ecrypt. Ecco che allora possiamo anche farlo. Io ovviamente ho già installato tutto, anche perché avete visto che ho creato la seconda user protetto che ha la home criptata, e quindi questo giro. Queste operazioni preparatorie ovviamente le ho già fatte, le ripercorro qui rapidamente con voi, giusto per farvi vedere cosa intendo con ciò che scrivo qua. Quindi avviare Ubuntu Software Center è quello che ho appena fatto, e cercare questo termine, Ecrypt, ed ecco qua. Poi cosa dico di fare? Puoi installare il pacchetto EcryptFS Utils, che ovviamente, come ho detto, l'ho già fatto, quindi ecco qua il primo pacchetto, EcryptFS Utils, questo è assolutamente necessario. Selezionando anche il componente aggiuntivo Crypt Setup. Ecco, selezionando anche questo. Quindi entrate nelle caratteristiche di EcryptFS del pacchetto che è necessario e mettete un vistino anche qui sotto Crypt Setup. Ecco. E poi qui sulla destra, invece di rimuovi, visto che è già installato, ci sarà scritto installa, cliccate installa e fate l'operazione. Non è l'unico pacchetto che abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno, scusate. Ma abbiamo bisogno anche del pacchetto GNOME System Tools, perché contiene la gestione delle user più avanzata di quella che vi ho mostrato prima all'inizio, nelle impostazioni di sistema, e quelle sono appunto con meno opzioni e non contengono quelle impostazioni di sistema l'opzione per creare la home criptata, mentre sotto GNOME System Tools c'è questa possibilità. Allora, quindi con lo stesso Software Center, come ho fatto un attimo fa, andate a cercare il pacchetto GNOME System Tools, come vedete qui, GNOME righetta System Tools, e non mettete nessun componente aggiuntivo, semplicemente lo installate, che l'avete bisogno. Ecco, posso anche farlo vedere così in diretta, come si suol dire, System, vediamo un po'. GNOME System Tools, eccolo qua, ulteriori informazioni, ed ecco qua, GNOME System Tool, un insieme che vi spiega cos'è e vi fa vedere che potete gestire varie cose, fra le quali user e gruppi. Ecco qua, vedete, user e gruppi, quello che veramente a noi poi interesserà. Ecco, una volta che avete installato questo software, possiamo procedere con la creazione di una user che abbia la home crittografata. Quindi chiudiamo il Software Center, accediamo alla nostra dash, vediamo se mi ricordo
l'altro sono entrato in Unity 2D e non nella Unity 3D, me ne accorgo adesso, però niente di che. Vediamo un po' se riesco. Ecco, utenti, cerco, voglio gestire gli utenti, sempre pensando al nuovo paradigma di desktop che vi permette di scrivere ciò che volete fare e poi Ubuntu vi offre con cosa farlo. Vedete che account utente è quello che si trova anche qua, nelle impostazioni di sistema. Mentre utenti e gruppi è quello che viene dal GNOME System Tools che abbiamo appena installato. Allora, si clicca su utenti e gruppi. Aspettiamo un attimino che parta. Eccoci qua. Utenti e gruppi. Coraggio. Ecco, vedete ci sono la mia user, il protetto. Qui poi si può gestire il cambio di tipo di utente, il cambio di nome, chiedere l'accesso, sì, no, come un po' come nell'altra parte, impostazioni avanzate, e qui ci chiede la password di amministratore. Qui si possono mettere alcuni dati, ma qui tutta gestione di user normale, non c'è, diciamo che l'opzione di home crittografata viene presentata solo alla creazione, ovviamente. Successivamente non è che si può decidere di non più crittografare la home. Quando è fatto, e quindi viene proposta solo quando si crea una nuova user. E allora facciamo aggiungi, così vi faccio vedere dov'è quell'opzione. Qui si mette user password e qui vedete, ecco qua, l'opzione magica. Attivando questa, cifra la cartella home, voilà, cifra tutti i file con la password di accesso per proteggerli in sicurezza da persone che hanno accesso fisico al computer a scapito di una leggera perdita di prestazione. Ecco, quella leggera veramente infinitesimale, ve ne ho già parlato, comunque non ci perdiamo ulteriore tempo. Ecco, attivando questa opzione è esattamente la stessa cosa che, vediamo un po' se riesco a recuperarla, ciò che avevo fatto vedere all'inizio, attivare questa quando installate il sistema, cifrare la cartella personale, e qui è questa, cifrare la cartella personale. Quindi, creando una nuova user, se fate in questo modo, il sistema dietro si arrangia a creare la chiave wrapped passphrase sulla base della vostra password di login che date in questo momento. Quindi, nome utente, Pippo, bla 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 bla, se poi fate ok. Lui sta creando la sua home e ovviamente ecco, sta creando la sua home e qui ci chiede la password, ovviamente, perché come abbiamo già visto e rivisto in precedenza, è questa password di login di accesso al PC che proteggerà a sua volta la password di crittografia. Quindi, vabbè, in questo caso ci metto Pippo. La password è troppo corta, vedete? Quindi facciamo un bel Pippo 1110, Pippo 1110, vediamo un po' se così gli va bene. E voilà, ha creato Pippo che noi sappiamo essere adesso con home crittografata. Verifichiamo, torniamo su di un passo nella cartella delle home e vedete che Pippo con la sua crocettina è stata creata. Se visualizziamo i file nascosti, vediamo che c'è la cartella CryptFS con le due user che sappiamo avere la home criptata mentre la mia no, quindi il Pippo che abbiamo appena creato contiene la private dove ci saranno i dati crittografati e le CryptFS che abbiamo visto contenere la wrapped passphrase. E voilà, questo fa già tutto in automatico. Dietro le quinte. Ecco, quindi avete visto che è semplice creare nuove user, in fin dei conti è semplice creare nuove user con la home crittografata anche successivamente all'installazione. Quindi siete in famiglia, vi create la vostra, poi create moglie, figli, quello che è semplice in sé, però appunto se
iniziate ad usare le home crittografate dopo l'installazione, avete qualcosina da fare in più, e cioè installarvi prima questi software, eccetera, eccetera. Quindi, ok, non è chissà che, non è chissà che fatica, però ci sono pur sempre dei passi, tra virgolette, tecnici da fare in più prima di avere a disposizione questo applicativo di gestione utenti che vi permetta di attivare la home crittografata. Voilà. Questo è il modo più semplice nel quale ho potuto spiegarvi, almeno io sono riuscito a spiegarvi, ritengo nel modo più semplice possibile, tutto a interfaccia grafica, come si fa a creare una user con la home criptata, sia durante l'installazione, sia in aggiunta successivamente. Anche in questo caso, come ho già avuto modo di dire, al primo login, se io adesso uscissi e rientrassi con la user Pippo che ho appena creato, mi mostrerebbe l'avviso di salvarmi la chiave di crittografia. Potrei anche provarlo, dico perché no. Quindi termino la mia sessione. A questo punto tanto vale provarlo, sperando che nella mia povera virtual machine tutto funzioni come si deve. Vediamo un po'. Aspettiamo un attimino. Vediamo. Eccoci qua, quindi ho il mio Nicola, poi il protetto che avevo già creato, e il Pippo, eccolo qua. Faccio clic su Pippo, si sposta. Mi chiede la password per Pippo, che era Pippo 1110 se non erro, quindi password di login, questa è la passphrase di login e non quella di crittografia, che poi voilà, che poi ci si può anche confondere. Quindi entriamo per la prima volta in assoluto con la user Pippo, che è appunto con la home crittografata. Vediamo un po', il disco sta girando qui in basso, quindi dovrebbe lavorare, starà preparando le cartelle crittografate, eccetera, eccetera, qualche lavoro, ecco che appare. Allora, siamo entrati nel nostro PC come Pippo, eccolo qua, Pippo. Accediamo subito alla nostra home, quindi apriamo cartella home. E vediamo che magicamente posso vedere le mie cartelle in chiaro, documenti, eccetera, eccetera. Posso creare, a riprova di quanto vi dicevo prima, che poi l'uso del PC è assolutamente identico. Voilà. Prova di accesso. Ed ecco qua. Saranno passati 10-15 secondi. Più o meno vi avevo detto che dopo 10 secondi sarebbe apparso la prima login, niente trucco, niente inganno, vedete, è apparso il famoso e importantissimo avviso affinché voi non vi scordiate di fare questa operazione. Quindi vabbè, salviamo il nostro documento e andiamo a vedere, già che ci siamo, il nostro bellissimo avviso, che ci dice di premere questo pulsante per poter visualizzare la nostra unwrap passphrase, unwrapped, e poterla salvare. Quindi proviamoci, esegui, si apre un terminale dove ci chiede la passphrase. Ecco qua, mi rendo conto che può essere un po', può confondere un attimo il fatto che si parli di passphrase, qui in realtà è la password di login, quella che noi di solito chiamiamo password di login, qui viene chiamata passphrase, che sarà anche corretto, però rispetto alla passphrase wrapped unwrapped della crittografia può confondere in questo momento. Però questa passphrase è nient'altro che la nostra Pippo 1110, cioè la nostra password di login Pippo 1110. Eccola qua. Questa, e
La chiave di crittografia importantissima dalla quale possiamo far copia, possiamo aprire il nostro documento, fare incolla, vedere se l'abbiamo copiata per benino, sì, poi qui è finita lì, enter, chiude. Questo resta aperto, eh. Se ci serve rifarlo, al limite possiamo rischiacciare il pulsante e rifarlo, se no, se siamo sicuri che siamo a posto, facciamo chiudi. Eventualmente c'era citato il comando da terminale per rifare questa operazione, perché poi non è che una volta chiuso quell'avviso non potete più farlo, potete sempre avviare un terminale, e fare quel comando che era scritto lì nell'avviso. Che adesso non rifaccio ovviamente, uno perché non me lo ricordo, due perché ce l'ho scritto da qualche parte e non so più dove, tre perché si può sempre recuperare. Non è un problema quello, comunque l'avete salvata qui la vostra chiave, e questo appunto il consiglio è per esempio stamparlo su un file o PDF o su carta, anche fisicamente, semplice foglio di carta con questa sequenza di numeri e cifre, ve lo salvate da qualche parte sicuro, così l'avete. Ecco, quindi io ho già fatto qualcosa addirittura in più di quello che non avevo previsto nel tutorial, quindi entrare addirittura nella user appena creata, così vi ho mostrato dal vivo l'avviso come effettivamente appare dopo qualche istante che siete entrati per la prima volta. Ecco, l'ultimo passo, accidenti, è stata lunga, diciamo un po' più difficile da spiegare che non la complessità dell'argomento in quanto tale, però sempre difficile spiegare queste cose. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, me lo direte poi voi. Comunque, per essere diciamo ancora più sicuri o un pochettino paranoici, c'è un passo in più da fare a questo punto, ed è quello di spostare la chiave di crittografia su una chiavetta USB esterna da avere con sé. Cosa vuol dire questo? Allora, approfitto del fatto che sono entrato con la user giusta, quindi con la home crittografata, Pippo, per posizionarmi. Vediamo un po', visualizziamo i file nascosti, torniamo su, di un passettino, entriamo sotto Pippo. No, scusate, ho sbagliato. Entriamo sotto il CryptFS, entriamo sotto Pippo, il CryptFS, ed eccoci qua. Dunque, visualizziamo magari l'elenco che è meglio. Ecco qua. Allora, questo file di cui vi ho già parlato un po' di tempo fa, mostrandovi quello della mia home, del mio PC vero e non questo della virtual machine. E qua dentro che c'è appunto la wrapped passphrase, cioè la parola di cifratura protetta, wrapped. E questa è quella che si attiva dopo che noi abbiamo digitato la user e la password di login all'entrata del PC. E deve chiamarsi così e deve essere in questa posizione, cioè per ogni home, per ogni user che ha la home crittografata ci sarà sotto il CryptFS, sotto il nome della user, e sotto un'altra volta il CryptFS ci sarà questo file con questo nome. Il problema dove sta, o meglio, dove potrebbe essere il problema, è che avendo fisicamente questo file di 48 byte sul PC stesso, se qualcuno riesce a indovinarci la password di login, entra tranquillamente e si vedrà i nostri dati in chiaro. Eccoli qua. Se li vedrà tranquillamente perché questa chiave di cifratura è attiva immediatamente. È attiva immediatamente ed è presente fisicamente sul disco stesso, e quindi appena facciamo user e password di login siamo subito dentro. Allora, per aumentare ancora di più la sicurezza, c'è la possibilità di spostare questo file su una chiavetta USB esterna che noi ci porteremo sempre con noi, assieme
chiamandosi chiavetta, diciamo nel portachiavi, diciamolo pure, nel portachiavi, e ce la porteremo con noi. Questo cosa vuol dire? Che anche se qualcuno ci prende il nostro PC, anche se qualcuno accende il nostro PC e anche se qualcuno riesce ad indovinare la nostra password, non vedrà un tubo di niente, perché a quel punto questa chiave, che è necessaria per rendere visibile in chiaro il contenuto della nostra home, l'avremo noi assieme, nel nostro portachiavi assieme a noi e non sul PC stesso. Quindi il fatto di separare fisicamente la wrapped passphrase dal PC rende inutile qualsiasi tentativo di accesso perché i dati rimarranno crittografati finché noi non arriviamo con la nostra chiavetta USB, la innestiamo, eccetera, eccetera. Ora ve lo spiego un po' più in dettaglio. Quindi, per evitare il rischio che qualcuno riesca a carpirvi la password di login e possa entrare a vedere i vostri dati, potete separare la chiave di crittografia fisicamente dal PC. Così la sola password di login sarà inutile. Ecco, perché come ho detto all'inizio del tutorial, o poco dopo l'inizio, la nostra password di login e la passphrase, cioè la password, la parola di passo di crittografia, lavorano in coppia, una ha bisogno dell'altra. La password di login rende attiva la wrapped passphrase e quindi una senza l'altra servono a poco, separate servono a poco, o meglio, non possono svolgere il loro compito. E allora, io per esempio, cosa ho fatto? Ho effettivamente spostato questa wrapped passphrase su una chiavetta molto comoda che ora vi mostro in foto. Vedete? È di nome, di fatto è una chiavetta USB, però a forma tipica di chiave. In questo caso è della marca Lace o Lassi, non so mai come si pronuncia, Lace comunque. È di 4 giga, mi sembra, ma questo ha poca importanza perché noi dobbiamo salvarci 48 byte, vabbè. Comunque è molto comoda da mettere nel portachiavi, io ce l'ho con me. E quindi il mio PC che lascio a casa durante il giorno, insomma, che non ho sempre con me, è separato fisicamente da questa chiave e quindi anche se mi rubano il PC e se mi indovinano la password di accesso, non c'è niente da fare. Comunque gli manca pur sempre un pezzo per poter accedere ai miei dati. Non è male, questo passettino in più che in sé è molto semplice. Allora, come si fa? Il fatto, facciamo finta, stiamo qui nella VirtualBox e facciamo finta che io abbia qui sulla destra, ecco, scusate, qui sulla destra io abbia innestato la mia chiavetta USB come quella che vi ho fatto vedere in foto. Entriamo in una cartella giusto per avere meno confusione. Allora, spostare il file, primo passo, a parte avere la chiavetta a disposizione, vabbè, spostare il file con la chiave di crittografia e rinominarlo come si vuole, se si desidera. Ecco, quindi se io prendo questo file con il tasto centrale del mouse, lo sposto nella mia cartelletta e lo sposto, a questo punto è di qua e non è più qua. Poi posso anche rinominarlo qui perché il file, questo qui è il file di 48 byte, che possiamo anche vederlo. Voilà, è proprio il file, è preziosissimo con la nostra chiave di crittografia e decrittografia. Possiamo poi anche rinominarlo. Adesso vi mostro anche il perché poi subito dopo si creerà un collegamento dalla sua posizione di nuovo al punto di partenza. Quindi mi prendo di nuovo questo file, lo trascino con il pulsante centrale del mouse, rilascio e dico collega qui. A questo punto mi ha creato un collegamento con il nome originale, collegamento sconosciuto. Adesso capite perché quando vi ho mostrato il mio disco effettivo originale c'era scritto collegamento sconosciuto o interrotto, scusate, perché non avevo più la chiavetta innestata. In realtà, quando la chiavetta è innestata, esce collegamento sconosciuto, poi staccate la chiavetta e
e sarà interrotto ovviamente. Però in questo momento abbiamo il file originale sulla chiavetta, qui sulla destra, e sulla sinistra ho solo un link, un collegamento che punta alla mia chiavetta USB con il nome giusto. Il nome qua, adesso non ho fatto l'operazione in modo corretto, nel senso che il link avrei dovuto crearlo successivamente, però per mostrarvi il principio vi dico che qui io posso chiamarlo anche così, poi faccio il collegamento e il collegamento lo chiamo così, ecco, questo lo posso anche cancellare, sì, il collegamento lo chiamo così e siamo a posto. Quindi perché rinominarlo sulla chiavetta USB? Perché addirittura se qualcuno vi ruba la chiavetta USB e vede un file PPPPP non gli viene il dubbio che potrebbe essere una passphrase per un qualche motivo più importante che non un file con un nome strano, ecco. L'importante è che il link si chiami Wrapped Passphrase, perché sennò il meccanismo non lo riconosce e non riesce a decrittografare i vostri dati. Ma il file principale al quale questo link punta può chiamarsi come si vuole, quindi potete anche camuffarlo. PPPPP, e sapete che la vostra Wrapped Passphrase, ma in realtà lo sapete solo voi. Chi vi trova la chiavetta in giro, la innesta nel suo PC e dice, vabbè, chissà che file è. Ecco, l'importante è che il link che punta quel file originale si chiami come deve essere chiamato, cioè wrapped righetta passphrase. A questo punto, praticamente, la prima fase è fatta. Abbiamo spostato fisicamente la chiave di crittografia sulla nostra chiavetta USB, sempre innestata nel PC, abbiamo creato un link e a questo punto il legame è ricostituito. Adesso, come fare per fare in modo che alla partenza del PC questo link sia attivo, punti alla chiave e poi faccia il suo lavoro, inizia a fare il suo lavoro? Allora, questa è la parte un po' più tecnica, se vogliamo. Dunque, alla partenza di un PC, tutto ciò che è dichiarato in questo file etcfs-tab, ve lo mostro, questo è quello del mio PC, è vero, tutte le unità disco che sono dichiarate qua vengono, quello che si dice in gergo, montate, cioè caricate. Per intenderci, nel mio PC vero ho due dischi interni del PC, uno SDA1 e uno ok, SDB1, mi sembra, qui c'è il commento sbagliato, ma è solo un commento, insomma c'è un disco che viene montato al boot alla partenza del PC, e in più vedete qui che l'ho scritto a suo tempo, diverso tempo fa, ci ho messo anche la mia chiavetta USB, quella che vi ho fatto vedere nella foto, in Alaci, col suo file system eccetera eccetera eccetera, con le sue opzioni che sono esattamente così, e poi ve le posso mettere nel commento di questo filmato, di questo tutorial. E a parte questo percorso, la cartella MNT col nome che avete dato alla vostra chiavetta quando l'avete formattata, qui copiate esattamente la stessa cosa. Non vi interessa sapere che cosa siano queste opzioni, non opzioni, l'importante è sapere che così è funzionante, è quello che serve. Mettete esattamente quella riga qui, ovviamente questa parte sarà variabile a seconda della vostra chiavetta, mentre questa seconda parte è uguale per tutti. Quindi mi raccomando, prendete la chiavetta USB, la formattate con lo strumento che volete, qui ci mettete il tipo di file system, qui ci mettete dove volete che venga montata, qui potete leggere anche il mio commento del perché l'ho montata lì, e qui ecco l'ultima cosa tecnica, tra virgolette, difficile da recuperare, è l'UUID, questo gran numerone e
con lettere e numeri è un identificativo univoco di ogni periferica, di ogni disco, di ogni chiavetto USB che viene innestato. Ognuna è come dire, firmata con questo numero univoco, un ID univoco che permette di distinguerlo da tutti gli altri. Quindi il mio disco principale è al suo, la swap al suo, ogni partizione dei dischi eventualmente al suo e anche la mia chiavetta ha il suo. Come recuperare l'UID? Lo si recupera, anche questo ve lo metterò nei commenti, lo si recupera con questo comando. Facendo questo comando, vediamo un po', ho chiuso il terminale, sì, quindi riapriamo il terminale. Il terminale, eccoci qua, vediamo un po' se ce la faccio. Pippo 1110, oh, accidenti, non è lui, ho sbagliato, ecco, scusate, ah, niente, non ce la faccio perché non è la user principale, lo faccio sul mio PC principale, scusate, ho voluto provare, ma Pippo non è prevista come user per fare certi comandi, pazienza, un attimo di pazienza che ve lo faccio, non è questo, oh, eccoci qua, allora questo. Vediamo un po', dovrebbe funzionare perché sono sul mio PC principale. Ecco, oh, finalmente, volevo farvi vedere come funziona questo comando, anche se per voi basterebbe copiarlo ed usarlo. Insomma, questo comando elenca gli UID che ho connesso in questo momento al mio PC, non c'è la chiavetta perché l'ho già sconnessa, però il principio cosa volevo dire? Che gli UID ritorno, quindi a seconda di dove è connessa la vostra chiavetta, che lo potete vedere nel monitor di sistema, qua vedete le lettere qua, SDA1, SDB1, SDC1, eccetera, eccetera, a seconda di quello di dov'è la vostra chiavetta USB potete copiare e incollare il suo UID da mettere dove? Da mettere nel file fstab, etcfstab, quindi mettete l'UID corrispondente alla chiavetta, mettete dove volete che si monti, che si carichi la chiavetta, ripeto, il suo file system è qui uguale per tutti e salvate. Ecco, una cosa che ho scordato di dirvi è che fstab è un file di sistema, quindi uno va toccato con cognizione di causa, mi raccomando, senza rovinarlo perché è essenziale, se no non vi parte più come si deve il PC. E quindi, essendo un file di sistema, non può essere editato dalla vostra user normale, ma come dico qui, aprire il file come amministratore con il comando, per esempio, una possibilità. Aprite un terminale, scrivete sudo gedit hfstab e vi si apre in modo che potete editarlo e quindi potete anche aggiungerci quella riga che vi ho mostrato. Ah, tutta questa tiritera per dire cosa? Che quando il PC si avvia, lui va a leggersi appunto questo file fstab per dire cosa devo caricare, cosa devo preparare, montare come dischi, come partizioni di dischi alla partenza del PC. Ecco, aggiungendo anche la nostra chiavetta USB dove abbiamo archiviato la nostra chiave di crittografia, verrà montata anch'essa alla partenza del PC e voilà. Questo cosa vuol dire? Che uno, dovete all'accensione del PC innestare la vostra chiavetta prima che il PC parta, insomma, o intanto che sta partendo, voi connettete la vostra chiavetta USB in modo che quando il PC giunge alla schermata di login dove mettete user e password sia già stata riconosciuta dal sistema, è lì pronta. Perché è pronta? Perché appena mettete la password e fate enter, il sistema, adesso che
c'è questo link sul file, sul disco del sistema. Questo link punterà poi la chiavetta che adesso è riconosciuta e montata e potrà recuperare la chiave di crittografia. Una volta che il PC è partito, cioè che siamo in sessione qui, come stiamo lavorando dentro Pippo, una volta che il sistema è partito, non è più necessario avere innestata la chiavetta, perché ormai la chiave di crittografia sta facendo il suo lavoro, è stata unwrapped, è pronta e fin quando non si spegne il PC sarà sempre attiva, quindi non ha più bisogno di averla sempre a disposizione, la chiave di crittografia. Quindi questo file diventa superfluo, appunto, ripeto, fin quando il PC resta acceso e fin quando restate nella vostra sessione Pippo in questo caso. Quindi la chiavetta potete semplicemente staccarla, la sconnettete e ve la rimettete in tasca assieme alle altre chiavi, visto che io presumo che l'avrete messa nel portachiavi. Ecco, a questo punto il PC è operativo in modo normalissimo. Come ho già avuto modo di dirvi, non c'è nessuna differenza da un PC normale, i file vengono salvati in modo crittografato sul disco. Ricordatevi sempre di bloccare una sessione, bloccare lo schermo in modo che vi chieda la password se abbandonate il PC acceso. Se il PC è spento, avete un PC super protetto perché la vostra chiave di crittografia l'avrete con voi nel vostro portachiavi, il PC spento avrà i dati solo crittografati. E anche se ve lo rubano, possono tanto tirargli martellate perché altro non possono ottenere dal vostro PC. Voilà. Ecco, è stata un po' lunga questa presentazione. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, spero di sì. Come nei tutorial un po' lunghi, penso che userò il sistema di mettere il minutaggio nei commenti, così potete posizionarvi nella parte che vi interessa. E spero che vi sia interessata questa presentazione, soprattutto lo spero per il bene della vostra privacy, perché se non sono stato chiaro, credete, ma è quello che vi ho presentato è davvero non difficile da ottenere, ma con grande efficacia per la protezione dei vostri dati. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.